Radio Nostalgia presenta Yab, incontra oggi l'arte di domani. Buongiorno, buona domenica e ben ritrovati con Radio Nostalgia e Yab, uno sguardo leggero sull'arte contemporanea. Grazie a tutti dei contatti, delle informazioni che sono arrivate questa settimana. Iniziamo subito con gli eventi. Il primo è un vero e proprio progetto espositivo, si chiama Art Site. Si svolgerà e si svolge al castello di Buronza in provincia di Vercelli una mostra site specific, cioè di quelle nelle quali vengono invitati artisti a realizzare opere che dialogano e si relazionano direttamente con il luogo nel quale vengono ospitate. In questo caso il luogo è un castello, il castello di Buronza appunto, all'interno del quale sono stati invitati 20 artisti internazionali emergenti provenienti un po' da tutto il mondo. A loro è stato chiesto di realizzare, di dialogare con le opere all'interno del castello, in questo connubio che ci piace molto tra storia e arte contemporanea. Dalle parole di Domenico Maria Papa, il curatore, abbiamo voluto chiamare i più promettenti artisti della scena internazionale, abbiamo chiesto loro di creare o allestire opere che non mancheranno di coinvolgere e incuriosire i visitatori del castello. Crediamo infatti in un'arte che, pur essendo espressione di avanzata creatività, sappia dialogare con un pubblico ampio e si faccia veicolo di promozione del territorio. Art Site Castello di Buronzo fino al 6 ottobre appunto in provincia di Vercelli. Da Vercelli ci spostiamo a Firenze, dove la Galleria Farsetti fa un'iniziativa assolutamente interessante e coraggiosa, cioè quella di portare in mostra direttamente i giovanissimi artisti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, del corso di pittura, in una mostra dal titolo Wet Paint, vernice fresca, proprio a richiamare la freschezza del linguaggio espressivo e della creatività dei giovani ragazzi invitati a questa mostra, questa collettiva che ricrea all'interno proprio della galleria un vero e proprio laboratorio di pittura, così com'è il laboratorio di pittura dell'Accademia, con opere che dialogano tra loro e con lo spazio. Coraggiosa la Galleria Farsetti che dà spazio a giovani studenti, importante dare loro visibilità a Firenze fino al 27 luglio, Wet Paint. Da Firenze ci spostiamo a Marina di Carrara, dove Francesco Siani ha realizzato una vera e propria performance dal titolo Viaggio, visitabile, si può vedere fino al 20 luglio davanti ai locali dell'autorità portuale di Marina di Carrara, un blocco di marmo impacchettato con un nastro rosso e una scritta fragile a ricordare il legame tra i monti e il mare, a ricordare il legame tra la durezza della materia e la liquidità del mare verso il quale appunto il marmo va in tutto il mondo, a ricordare anche la fragilità di questo territorio. Viaggio Francesco Siani fino al 20 luglio davanti all'autorità portuale. Un po' di musica, ci risentiamo tra poco sempre qua su Radio Nostalgia con Yab. You don't have to do what mom and dad tells you all the time. E per le voci di Yab, le voci che animano l'arte contemporanea, è oggi con noi Maria Letizia Paiato, giovane curatrice e presidente dell'associazione Yoruba, diffusione dell'arte contemporanea di Ferrara. Buongiorno Maria Letizia. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie della tua presenza. Senti, ci vuoi intanto dire qual è l'iniziativa in cantiere di Yoruba, che ha una mission quasi impossible, come dice il film, quello di diffondere l'arte contemporanea. Raccontaci la prossima iniziativa. Benissimo, allora noi abbiamo in programma ad ottobre, per l'esattezza do anche prima la data di inaugurazione che è il 12, è una mostra presso la Palazzina Martina, che è un bellissimo spazio rinascimentale della città di Ferrara, e la mostra si chiama What is the Story? Sì. Il contemporaneo è una favola, dove sono coinvolti 5 giovani artisti sotto i 35 anni. Il progetto è finanziato da ANCI, che è l'associazione comuni italiani, e niente, quindi questi giovani artisti sono stati chiamati per interpretare il mondo, diciamo, delle favole in questo spazio rinascimentale che noi abbiamo individuato in città. Quindi questa è la prossima nostra iniziativa e vediamo che cosa succederà. I giovani coinvolti fra piccini, i The Bounty Killers, che sono un gruppo, no? Giulia Bonora di Rara e per ultimo abbiamo Federico Lannaro, che è di Trento.
Bene, quindi cinque giovani per un tema decisamente affascinante e sognante, quello delle favole, sognante, della favola. Sì. Bello, bello. Senti, esatto. Visto che vi occupate prevalentemente di giovani artisti, come vedi la situazione in Italia proprio dedicata ai giovani, l'arte contemporanea rivolta ai giovani? Quali difficoltà o quali opportunità hanno i giovani oggi? Allora, di opportunità in verità ce ne sono moltissime. Il problema è sapersi orientare, far crescere, ecco, la propria professionalità e quelle invece che lasciano un po' il tempo che trovano. Certo. Il problema principale è anche quello di riuscire a entrare nel mercato, sì, e di individuare magari gallerie o punti di riferimento importanti che poi possano, diciamo, diffondere dei giovani. E quindi individuare collezionisti che abbiano voglia di comprare, perché non è vero che collezionisti non ci sono, i collezionisti ci sono anche collezionisti giovani professionisti, sì, che hanno voglia di investire nell'arte anche in questo. E in più è però riuscire, diciamo, ad incrementare il talento nella giusta direzione, perché a volte magari sì, ci sono opportunità ma non di qualità effettivamente buona. Comunque, e diciamo che vedi il bicchiere mezzo pieno. È mezzo pieno e mezzo vuoto, ecco, nel certo, senso che voglio dire. E l'altro, il problema vero che hanno i ragazzi oggi è che purtroppo, siccome si vive una grande precarietà nel mondo del lavoro, molto spesso i ragazzi ovviamente devono lavorare, non possono dedicarsi a tempo pieno all'attività artistica, e questo li penalizza perché poi non hanno sufficiente produzione. Certo. Per cui magari non riescono a stare al passo, diciamo, del fatto che magari altri invece riescono a produrre e quindi ad avere anche opere nuove in maniera molto veloce. Questa è una cosa che può penalizzare, per cui io mi sento di consigliare comunque alle persone di fare uno sforzo, di cercare di produrre continuamente, ecco, di non lasciar correre del tempo, di non fermarsi comunque. Bene, senti, prima di chiudere, hai voglia di dare due nomi, due suggerimenti ai nostri ascoltatori, anche come investimento, come dicevi te, per l'arte contemporanea? Due giovani artisti. Noi ne abbiamo tantissimi sui quali stiamo, sì, ragionando, sui quali abbiamo investito nel corso della nostra attività. Allora, sicuramente alcuni sui quali stiamo puntando negli ultimi tempi: Briga, che è un giovanissimo fotografo, sì, Mary 5, che è una giovane disegnatrice, la Giulia Bonora, che è una giovane di Ferrara. Altri che mi sento di dire, magari di andare a guardare i siti internet di queste persone, sono la Silvia Venturi, sì, che è comunque anche sul nostro sito, la sua scheda è rintracciabile. Un giovane pittore di cui però sul nostro sito non è segnato, perché ci stiamo iniziando a lavorarci adesso, è Paolo Bini. E un altro che mi sento di dire, che è Angelo Maisto, che è appena passato i 35, però quindi è un po' fuori, diciamo, la cosiddetta categoria giovane artisti, ma è sempre giovane, che vale la pena di guardarci, infatti. Bene, e allora tutti questi artisti hanno dei siti. Benissimo, appuntatevi i nomi, allora, seguiteli nei siti di riferimento, andateli a vedere nelle mostre e quando potete comprateli anche. Grazie Maria Letizia, buona giornata. Ciao. Su Radio Nostalgia c'è Yab, uno sguardo leggero sull'arte contemporanea. Prima di chiudere con la puntata di oggi, volevo parlarvi dei Sunday Soap, i pranzi della domenica che in America stanno prendendo molto campo. Sono dei sistemi alternativi per finanziare dei progetti creativi, dei progetti culturali. Vengono organizzati dei pranzi o delle cene all'interno delle quali si presentano due o tre progetti di giovani creativi. Al termine della cena o del pranzo, tutti i commensali votano il progetto che li ha convinti di più e l'intero ricavato del pranzo della cena, al netto delle spese vive di realizzazione, viene regalato, devoluto al giovane creativo che ha ottenuto più voti. Anche a Carrara si stanno realizzando i Sunday Soap, chiamate come cene dei creativi. Se volete saperne di più, mandate una mail a cenadecreativi@gmail.com e vi sapranno dire dove, come e quando inviare i progetti, dove, come e quando prenotarvi per la prossima cena. Nel salutarvi vi ricordo che potete scrivere a yab@emozioniacolori.it, seguire la pagina Yab su Facebook o il blog Yab Online Blog su WordPress. Da Andrea e da Radio Nostalgia per oggi è tutto, l'appuntamento è domenica prossima con Yab, uno sguardo leggero con l'arte contemporanea. Grazie.